Amici della rete, ben trovati con la nostra consueta informazione. Carenza di servizi igienico-sanitari pubblici e parcheggi rosa. Il consigliere di minoranza Paolo Marinucci fa presente all'amministrazione la necessità di investire in servizi idonei ed offrire al cittadino e al turista una città per tutti. Per la programmazione estiva, invece, ricordiamo che alle 20:30 in Piazza Vittorio Veneto si terrà l'esibizione questa sera di Canti Popolari, curata dal gruppo folcloristico Ayerbedil. Ed ora le principali notizie del giorno. In un attimo si sono sprigionate le fiamme, provocate sicuramente da un gesto umano. Forse una cicca di sigaretta non spenta e in pochi istanti un'intera scarpata con centinaia di canne e piante secche ha preso fuoco. Le fiamme altissime hanno destato preoccupazione tra i residenti. Diversi cavi elettrici sono stati interessati dal rogo. Per fortuna proprio nei paraggi non c'era nessuna abitazione, anche se il fuoco si stava espandendo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la protezione civile impegnati nel sedare le fiamme. Emerge in questo caso la necessità di bonificare un'area piena di canne e di piante che in un attimo possono diventare rogo e pericolo per gli abitanti della zona, visto che la vegetazione è incontenibile. Piazza Duomo gremita di gente per l'ordinazione presbiteriale di due nuovi sacerdoti. La funzione ha avuto inizio con una breve processione dalla cattedrale attorno Piazza Duomo. Dalle 18 il vescovo della diocesi di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, ha presieduto la messa per ordinare sacerdote il termolese Daniele Pavone e Luigi Mastro Domenico. Il termolese Daniele, 28 anni, ha vissuto la formazione al seminario di Chieti, mentre quella pastorale a Guglionesi, dove continuerà il suo servizio come viceparroco accanto al sacerdote Don Gianfranco Lalli. Luigi, invece, originario di Apricena, ha vissuto il suo percorso di studi al seminario di Molfetta e quello pastorale, ultimamente, nella chiesa di San Timoteo a Termoli, sotto la guida di Don Benito Giorgetta. I due giovani preti hanno dichiarato il proprio impegno nella dedizione a Cristo nel servizio alla Chiesa, attraverso i gesti e le formule della solenne liturgia e posando le mani sulle loro teste. Il vescovo De Luca ha ordinato sacerdoti i due giovani. Si preannuncia campione di incassi e non è ancora uscito nelle sale cinematografiche, nelle quali arriverà con ben 900 copie. Un primato, quello del film Sole a catinelle di Checco Zalone, che è stato per gran parte girato in Molise. Ed è proprio la nostra regione che ne uscirà con una pubblicità mai vista prima. Cartelloni, trailer, ma anche spot che anticiperanno l'uscita della pellicola daranno a tutto il Molise una visibilità senza precedenti. Le riprese principali sono state girate a Provvidenti, Casa Calenda, Petrella Tifernina e Limosano, per poi spostarsi a Venezia. Il debutto del trailer è fissato per il 31 ottobre e si preannuncia che il film farà ridere a crepapelle, ma anche riflettere. Bene, queste erano le informazioni per voi oggi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci al nostro indirizzo email redazione@termoli.tv. Grazie come sempre per la cortese attenzione. Buona giornata.